Sindaco! È un viavai di persone davanti casa di Alberico Gambino, l'ex sindaco di Pagani, che attende ora decisioni sulla possibilità di ritornare subito in libertà. L'emozione dei familiari della moglie Rossella, del papà Antonio, che è arrivato qui da qualche minuto, ma l'emozione anche di chi è stato da sempre vicino, il fratello Gaetano, che abbiamo sentito, così come l'avvocato ed ex sindaco Fabio Petrelli. Andiamo a sentire la loro emozione, le loro impressioni. Noi l'abbiamo detto a più riprese, io specialmente che ho vissuto molto da vicino questa situazione, ho sempre detto che abbiamo sempre creduto nell'operato della magistratura e in principio al mondo noi ci siamo sempre difesi nei processi e non dai processi. Ho sempre creduto, l'ho detto all'indomani, che è successo questo terremoto giudiziario, che Alberico Gambino è e rimane una persona per bene. Ho detto sempre che questa sentenza, l'importante è che questa sentenza restituisce dignità a questa città che è stata martoriata, è stata vigliaccamente e selvaggiamente mortificata. È una sentenza che dà, credibilità e anche, non solo dignità, ma anche credibilità ad una classe dirigente che ha sempre operato nell'interesse della collettività e sempre avuto in Alberico un suo punto di riferimento. Io sono, particolarmente contento di Alberico, sono particolarmente contento per tutti gli altri che hanno vissuto questo momento. A tutti quanti va il mio pensiero, il mio augurio, la mia fratellanza e la mia vicinanza. E soprattutto non c'è quel famigerato articolo 7 che aveva infangato il nome di tanti, in particolare di Gambino. Quell'articolo 7 che ha condannato questa città ad essere sciolta per infiltrazione camorristica. Io ho sempre sostenuto che Pagani, come tutti gli altri paesi dell'Agro-Nocerino Sarnese, della provincia di Salerno e della regione Campania, ha i suoi problemi, ma è fatta da tanta gente per bene, è una città particolarmente sensibile, ma la camorra e l'infiltrazione per arrivare ad uno scioglimento non ci abbiamo mai creduto e non ci crediamo neanche tuttora. Una giornata che cambia cosa per la storia della tua famiglia? Quelle accuse infamanti che questi 2 anni ci siamo portati appresso sono cadute. Ci rimane una piccola cosa, ma non so tecnicamente gli avvocati cosa riterranno fare, ma spero e penso perché che cadrà tutto È anche. una grande emozione, una sensazione anche strana, particolare, dopo tutto quello che si è scritto, si è detto da parte di qualcuno. Veramente adesso mi trovi che non ho parole, non ho forza e spero di, come dire, di ricominciare una nuova vita per Alberico in primis e poi per tutta la mia famiglia in estrema serenità.